Presidente Rolfi, oggi si discute una mozione che sostiene la figura del caregiver prevista dalla riforma sanitaria? Sì, diciamo che la mozione però dice un'altra cosa, molto più a valenza generale, raccoglie l'istanza di un grande movimento di gente che sta spingendo l'approvazione di una legge a livello parlamentare sul riconoscimento formale da parte, diciamo, del legislatore della figura del caregiver, che è colui che si prende cura di un familiare fragile, in difficoltà, malati terminali, piuttosto che figli disabili, anziani non più autosufficienti, insomma milioni di italiani che sacrificano ore di lavoro, tempo libero, ferie per prendersi cura di familiari in difficoltà, fragili o ammalati. Questa è una cosa molto importante perché si tratta di riconoscere un grande servizio di umanità, di amore verso il proprio familiare in difficoltà, ma anche un servizio che consente al sistema sociosanitario di limitare i costi. Se non ci fossero queste migliaia, centinaia di migliaia di persone che fanno questo lavoro di fatto, la cura, l'assistenza, la presa in carico di questi malati sarebbe a carico appunto del sistema pubblico. È una situazione non sostenibile per le finanze pubbliche. Quindi è giusto riconoscere questa figura, è giusto riconoscere i sussidi, giusto riconoscere anche tutele previdenziali, perché chi dedica anni a prendersi cura di una persona malata non lavorando ha diritto poi a vedersi riconoscere questi anni di servizio di fatto garantito al familiare ma anche allo Stato. Quindi è un familiare il caregiver in pratica spesso. È un Generalmente la maggioranza dei casi è un familiare, un parente, un congiunto, è una figura che svolge un servizio integrativo di assistenza domiciliare a quelle che sono le prestazioni erogative, diciamo, dello Stato attraverso appunto le ATS in Lombardia o comunque altre realtà pubbliche in altre regioni. Noi come Consiglio regionale vogliamo farci carico di questa istanza, abbiamo udito il movimento che sostiene questa grande battaglia qualche giorno fa in commissione e rapidamente abbiamo fatto una mozione di supporto firmata da tutti i gruppi del Consiglio regionale, io sono il primo firmatario e vogliamo che dal Consiglio regionale della Lombardia, la prima regione d'Italia, arrivi un grande segnale al Parlamento nazionale affinché tra Jussoli e tante altre stupidate si dia attenzione a un tema centrale e importante che riguarda la vita di tante famiglie italiane e che non può rimanere nascosto nei cassetti parlamentari.